Ci sono cose che la Brexit non ha valutato. Basta fare un viaggio tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord per rendersi conto dei disagi che la chiusura della frontiera comporterebbe. La Silver Hill Duck Farm, una delle fattorie più grandi d'Europa, è situata a Monaghan, proprio sulla linea di confine. Le anatre nascono in Irlanda del Nord, vengono macellate in quella del Sud e confezionate di nuovo al Nord prima della vendita. Ogni anatra attraversa il confine almeno 3 volte durante la sua vita, qualche volta 4 o 5. Il confine è lì da 20 anni, un sacco di edifici è stato costruito sulla base del libero accesso da entrambe le parti. Il Regno Unito, spiega l'imprenditore agricolo, importa il 40% del suo cibo. La chiusura della frontiera significherà un aumento consistente dei prezzi, oltre che un negativo impatto economico e sociale sull'economia agricola irlandese.